Arezzo celebra il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. È un tributo a quanti hanno sacrificato la propria vita in nome della patria, in nome del nostro popolo e per garantire soprattutto i nostri valori di libertà e di democrazia. Il 4 novembre infatti l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale. È una giornata in cui si ricordano insomma gli eroi, i caduti, tutte le persone che quotidianamente si impegnano con senso del dovere e con spirito di sacrificio per servire i cittadini. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria, il 4 novembre 1921 ebbe poi luogo la tumulazione del Milite Ignoto. Il valore, secondo me, diventa sempre più grande con il passare del tempo, perché la vita continua e si arricchisce di tante problematiche, di tante criticità, anche divisive talvolta. Basti pensare a criticità veramente molto serie come le guerre, quindi l'unità di intenti e l'unità delle forze dell'ordine serve anche a questo, a dare fiducia al popolo, a dare fiducia ai cittadini per cercare di risolvere, speriamo, queste problematiche. La cerimonia, come consueto ad Arezzo, ha preso avvio al sacrario militare di via dell'Anfiteatro con l'alzabandiera, gli onori ai caduti e la deposizione di una corona d'alloro. Le celebrazioni sono poi proseguite nel Salone d'Onore della Prefettura con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa.